Buongiorno. Allora? Allora? È stato indagato anche Gattuso. Chi? Gattuso. Il portiere è giocatore del Milan. È l'ex giocatore del Milan, perché? Sì. Per il calcio scommesso. Giusto, anche lui mi pare. Gattuso e Brocchi. Diceva troppo, allora mancava l'incarico. Ormai sono un paio d'anni che non è più in Italia, ma insomma. Chi? Gattuso? Gattuso, ora fa l'allenatore. O faceva l'allenatore del Palermo? Sì, perché non era più in Italia come giocatore, era andato in Svizzera l'ultimo anno. Ah sì? Insomma, ve l'aspettavate? No, io lo sapevo nemmeno, ma hai detto te ora, io lo sapevo. Si è sempre presentato insomma bene Gattuso come giocatore. Ragazzo, famiglia ricca. Io sapevo, era famiglia ricca. Gattuso? Non lo sapevo. Io lo sapevo anch'io. Io sapevo che lui faceva delle opere di bene verso i ragazzi, verso queste cose. Questo sono sicurissimo. Lui ci ha avuto sempre il pallino, diciamo così, di insegnare ai ragazzi lo sport corretto. Ah sì? Si era sempre presentato insomma come giocatore rude, ma sempre corretto. Rude, sì. Sempre corretto. Va bene. Perché là sapevo chi era... Invece Birindelli ve lo ricordate? Porca mattina. Bel terzino? Insomma, perché? Che ha fatto? Birindelli è allenatore di una squadra di esordienti, ha fatto smettere la partita perché i genitori dei ragazzini si insultavano sugli spalti. Ha fatto bene. Ora rischia di essere squalificato. Lui? Eh sì. Perché ha fatto sospendere la partita. Ma voi ce l'avete i nipotini da andare a vedere le partite del Palermo? No, io no. Buongiorno. Lui chi? Lui. Ci va a vedere le partite del nipote? Ci si è ammalato. Ha preso una bronchite. In questi giorni? 7 giorni a letto. 10 giorni fa. Dove era andato a vedere la partita? Manterà quel vento freddo. 2 domeniche fa. Come gioca il nipote? Stampa, questo è il tuo. Oh, mediano? Grazie, Valetti. Con che squadra? Con la rete, il nonno sta bene, sì. Va bene, grazie. Buon caffè allora. Grazie anche a te.